Salve ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ci facciamo una partitina a Brawl Stars perché mi andava effettivamente. Insomma, siamo qua. Qua abbiamo il nostro primo e il primo, come sempre. Intanto prendiamoci un po' di soldini qua e ci abbiamo pure pezzo grosso. L'evento inizia tra 3 giorni. Chissà che roba è, non lo so. Allora, diamo un occhio un attimino ai nostri brawlers, come stanno messi. Abbiamo questi qua, li ho ordinati per rarità. Adesso per chi ha più trofei, quindi abbiamo il primo che ha più trofei, seguito da Bombardino. Bombardino lo sto expando abbastanza perché mi piace come personaggio. E insomma, iniziamo ad averne un po' di brawlers. Adesso vediamo un po' di aprire qualche chest, vediamo che cosa c'è, c'è qualcosa di interessante. 17 monete, non male. Ok, dei punti di energia per lei, così la potenziamo anche. Vediamo se potenziamo anche lui, ragazzi. Beh, non male. Allora, andiamola a potenziare subito. Quindi miglioriamo lei. Ok, e andiamo a migliorare anche il nostro Colt. Colt è un personaggio che uso veramente poco. E quasi quasi, sapete che vi dico, io proverei ad expare anche Colt. Allora, andiamo per chi ha più trofei. Dov'è Colt? Usiamo lui. Lo selezioniamo e proviamo a farci una partita. Io inizierei con la raffagemme. Vediamo quanto riusciamo a far crescere questo brawler. Ok, iniziamo subito con la partita. Questo qua spara a distanza. Vabbè, mi devo sempre ricordare come funzionano sti cosi. Metto qua. Ecco, sparo a distanza, quindi posso mantenere tranquillamente un po' di spazio tra me e gli avversari, giustamente. Ok, ammazziamo quello. No, non ci provare. Non mi ammazzare male. Madonna, queste bombe fanno paura, ragazzi. Ah, ma sto trenino blocca pure i colpi. Bene, non sapessi. Allora, per il momento non ce la stiamo. Ahia, sto trenino fa pure un cacchio di male assurdo. Non lo sapevo. No, lo sapevo. Porca miseria. Il trenino mi ha colto impreparato, ragazzi. Inizio a sparare così sulla fiducia. Va bene, dai. Non stiamo andando proprio malissimo. Oddio, non è proprio il personaggio preferito Colt, però dai, dobbiamo imparare ad usarli un po' tutti. Sta arrivando il treno, per fortuna questo avvisa. Meno male che c'ho una squadra che sembra abbastanza decente. Ok, li abbiamo praticamente chiusi. Cioè, ragazzi, non riescono a far nulla. Io mi prendo pure quest'altra gemma e cerchiamo di vincere. Ecco, niente, sono appena morto, ma per fortuna hanno recuperato. Una partita schifosa, ragazzi, una partita orribile. Stiamo comunque vincendo, non per merito mio. Però va bene. Adesso, visto che non ho... Porca... Sei... Ammazza qualcuno. Non mi trovo molto con questo personaggio. Devo farci l'abitudine, ragazzi. Una roba particolare. Comunque abbiamo vinto. Sì, abbiamo vinto. Vabbè, meglio di niente. Ok, facciamone un'altra. Intanto Colt è salito di grado. Meno male. Giochiamo ancora e vediamo quello che succede. Ok, cerchiamo di essere un attimino meglio di prima, ragazzi. Perché abbiamo fatto proprio una partita bruttissima, dai. Ecco che arriva il... Mi sta laggando il telefonino, non ci voglio credere. Com'è possibile che laggi il telefonino? Porca miseria. Vatta a nasconde subito. Quello sta venendo per ammazzarmi, lo so. Ok, abbiamo ammazzato qualcuno? Sì. No, porca miseria, l'avevo scambiato per un amico, storzetto maledetto. Dai, non ci fermiamo. Andiamo. Ragazzi, sono forti. Niente. Perdo male. Perdo molto male. Sono morto di nuovo. Ragazzi, questa partita è un disastro. La vergogna. Ammazzo qualcuno. Sì, ho ammazzato qualcuno. Oh mio Dio, il treno mo mi becca. Ecco, becca l'orsetto del cuore. Bravo. Allora, ho fatto un po' una carneficina, ma sono morto, giustamente. Però ne ho ammazzati un bel po', voglio dire. Vai che ce la puoi fare. Allora, è complicato per me usare sto personaggio. Vai, il treno l'ha seccato tantissimo. Mamma mia. Signori, ho preso 11 gemme. Io me ne vado, ovviamente, ma non mi vedrete mai più là. Mi metto qua, bello felice. E questa partita ce la portiamo tranquillamente a casa, secondo me. Mancano solamente 5 secondi. Vai, 4, 3, 2, 1. Abbiamo vinto. Dai, è andata meglio di prima.
sono addirittura il migliore, cioè non mi pare, però va bene. E sono salito di grado di nuovo, va benissimo così, facciamone un'altra. E rieccoci, questa mappa non mi piace tanto, questo treno che passa ogni 2 secondi, effettivamente è un po' schifoso, però raga, questa ce l'abbiamo, che dobbiamo fare? Ecco che arriva il treno, ok, sta passando di là. No, 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 qua ci sono le bombe. Le ho prese tutte le bombe, sì, bravo, bravo, così si fa. Ok, cerchiamo, vai, quello... Praticamente il treno ci sta aiutando tantissimo in questa modalità. No, 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 il treno. Porca miseria, attenzione. Allora sei scemo però. Vabbè, mi sono andato a suicidare sotto un treno, fondamentalmente. Dai, evita il treno, per favore. Attenzione. Fastidiosissimo sto trenino che passa ogni 5 secondi. Ok, provo a colpire alla distanza. Ok, bravo, così fa. No, quello è il nostro. Via, prendi le gemme e portale via. Spara. Posso fare la differenza. Posso fare la differenza da qua. Appena vi affacciate vi secco. Ok, quella l'ho uccisa. Non mi piace molto la super di Colt, ma lo so io che non la so usare, ma preferivo quella di bombardino. Almeno là è un po' a casaccio. Fai un po' di casino random. Io me ne scapperei tantissimo. Ma proprio tantissimo. Ok, ho ammazzato. Oh, non sono andato malissimo stavolta, dai. Vai. Bravo. Butta l'orsetto del cuore, che l'orsetto è felice. Ammazziamo tutti. È una bella squadra comunque, ragazzi. Non sto facendo tanto io, però loro comunque stanno supportando benissimo il gioco. Abbiamo vinto anche questa con 14 gemme a 0. Ok, salgo ancora di livello, cioè di grado. Devo ancora capire come funzionano sti gradi, i livelli, le cose. Ho fatto un'altra partita, mi sono sbagliato, volevo fare... Vabbè, andiamo. Allora, intanto vi ricordo che ogni tanto facciamo delle live sul canale con cui gioco anche con voi iscritti. Quindi se avete voglia di giocare con me, basta che seguite le live. Poi io condivido sempre il codice partita e ci facciamo un po' di partite tutti quanti insieme. Diate pietà perché sono ancora nabbo su sto gioco, quindi mi raccomando. E cerchiamo di portarci qualcosa. Ok, questo se n'è andato. Mamma mia, sta arrivando il treno. Il treno della felicità. Ok, questo sta nascosto là. Vai a beccare quello. Vai, tanto è morto sotto al treno. No, si è salvato. Guarda il primo come attacca selvaggiamente. Attenzione che non abbiamo via di fuga e ci abbiamo il treno dietro. Ok, ci siamo invertiti il posto praticamente. Ammazziamo questo. Benissimo. Oh raga, non stiamo andando per niente male. Attenzione al robottino, il robottino è pericolosissimo. Sto ammazzando qualcuno che non ho capito chi. Vabbè, dai, alla fine se ci prendi la mano non è male Colt. Almeno se si chiama Colt, non mi ricordo. Attenzione al primo, c'è uno che si è buttato in modo selvaggio. No. Ci provare, robottino malefico. Ok, robottino fuori uso. Bravissimo. Oh, non sono morto manco una volta. In teoria, per ora. Vai. Raga, abbiamo vinto. Un'altra partita vinta. Ok, siamo andati molto bene. E salgo ancora di livello, signori. Abbiamo portato a grado 5. Ma io mi faccio anche un'altra partita. Tanto sta squadra, ma chi la cambia più? Finché non se ne vanno loro, ragazzi, io resto a giocare. Perché mi sto expando Colt in un modo impressionante. Ok, andiamo. Ecco che arriva il trenino della felicità. Abbiamo già seccato gente. Sì, attenzione a quello, quello fa male. No, il trenino. Tanto il treno. Mamma mia, ho pure evitato il treno. Cioè, ho evitato. L'ho beccato in faccia, però diciamo l'ho saputo schivare all'ultimo. Insomma, ci sono morto, questa era la morale. Ok, sto ammazzando un po' di gente anche io qua dalle retrovie, signori, perché giustamente con Colt non andiamo nel corpo a corpo, ma ci teniamo un po' sulla distanza. Attenzione, devo ammazzare qualcuno. Sta arrivando il treno, io mi metto qua, questo angoletto. Ok, il treno ha seccato il primo avversario. No, è ancora qua. Ma sei un infamissimo. Il treno maledetto. Qua lo stavo seccando, ma sono affi sotto il treno. Ragazzo, treno è veramente odioso. Però stiamo comunque vincendo. Mi sono buttato nella mischia. Non volevo assolutamente farlo. Ok, adesso mi metto qua. Vediamo se riesco a seccare qualcosa. Non ho seccato nessuno. Ma siamo in vantaggio. Attenzione che adesso dovrebbe ripassare il treno.
Ho finito. Porca miseria, sputalo, sparalo, fai. Sono morto. Ragazzi, c'è un. Dai, 8, forza. Ok, siamo in vantaggio di nuovo. Attenzione al treno. Questo ha perso tutto. Prendi tutto, bravissimo. Non andare più all'attacco, ti prego, primo. Primo, resta là. Mamma mia, questo mi va all'attacco. Perdiamo tutto. No, siamo ancora in gioco. Dai, manca poco. Manca pochissimo, fammi ammazzare qualcosa. Abbiamo vinto, signori. Un'altra partita vinta. Perfetto. Ok, a questo punto io cambierei un attimo modalità. Vediamo di farci anche, che ne so, una football. Abbiamo un'altra cesta. Apriamola. Vediamo cosa c'è. Allora, rullo di tamburi, aprimi. Abbiamo 22 monete, mi sembra anche giusto. Dei punti per Penny e dei punti per Shelly. E anche due biglietti per gli eventi. Vabbè, non è male. Facciamoci la partitozza a football. Allora, qua in teoria dovrebbe essere un attimino più scialla la situazione. In teoria, attenzione a quello che fa schifo. Attenzione. Non morire. Sono pronto per passare la palla. Passo la palla a loro e vado a morire. Felice. Ma non importa. Perché hai passato la palla all'avversario? Cosa ha fatto quello? Ok, sto arrivando. Non vi preoccupate, arrivo io. Ammazza tutti. Vai, ammazza. Spara nella mischia. Mamma mia, già mi hanno seccato quasi l'energia. Oh, c'è un bombardino là che sta andando a segnare. Beccate il bombardino. Vai, prendi tu la palla. Io becco questo. Ok, porca miseria. Chi ci ha segnato? Dai. Ok, vabbè, il devasto. Stiamo morendo tantissimo. Cioè, siamo morti praticamente. Cioè, raga, che cosa hanno fatto? Prendete la palla e buttatela lontano. Lontano la dovete buttare. Non là. Questa squadra è una pippa. Diciamocelo. Raga, ma cioè, io mi ci sono avvicinato e mi ha seccato in 5 secondi. Cioè, come si fa? Non ci siamo proprio molto, Ok. Incredibilmente stiamo andando avanti. Che sta succedendo? Qualcuno segni. No, non prenderete la palla. Porca miseria, hanno preso la palla. No, si stanno avvicinando e hanno segnato. Niente, raga, abbiamo perso in modo misero, proprio vergognoso. Ok, vai. Speriamo di avere una squadra migliore di prima. Quello sta fermo, probabilmente sta morendo. Ok, è morto. Solamente perché stava fermo. Io secco gente, ragazzi. Secco gente in modo terribile. Sono morto anche, però l'ho seccato. L'importante è quello. Grande! E abbiamo segnato. Allora, un gol l'abbiamo fatto. Andiamo avanti. Mi preparo qua con l'armamento pesante. Allora, se gli riesco a scaricare addosso tutta la super, probabilmente secco gli avversari. Il problema è scaricargliela tutta addosso. Cioè, non è proprio semplicissimo per me. Comunque, dai, dobbiamo semplicemente allenarci un altro po'. Qua c'è sta torretta maledetta. Oh, mi stanno già seccando. Ok. Porca miseria, ha evitato quasi tutto. Allora, io sto qua a prendere un attimo di vita. Giusto un attimo. No, non mi puoi prendere. Ci hanno segnato, non ci voglio credere, non ho proprio visto. Cioè, ero tutto preso da sparare alla gente e niente, ci hanno beccato. Non ho beccato nessuno con questa super. Raga, io ho problemi con la super di Colt. Proprio grandi problemi. Là c'è un buco nero al centro della partita. Che cavolo sta succedendo? Non lo so. Vai. Attenzione che qua arriva gente. Attenzione, io vado di qua. Qualcuno blocchi queste persone. Tipo io. Dai. Attenzione. Questi si dividono tutti. Mamma mia, che casino. Non ci devo andare sotto. Che... Ecco, muoio appunto. Ok, partita molto combattuta. Devo dire la verità, ragazzuoli. È complicato. Però ce la possiamo fare. Dai, sono convinto che ce la possiamo fare. Non è vero. Sta succedendo il devasto là fuori. Devo andargli a dare una mano. Dove stanno questi col pallone? Questi ci hanno in mente qualcosa di brutto. Ammazzalo. Ok, ho preso il pallone. Cioè, ho preso la palla. Perfetto. Adesso io te la passerò a te. Sto andando avanti, te la passo. Ammazzo tutti, tu devi segnare però. Vai a segnare. Segnate tutti. Dai, non ha segnato. E mo è un problema, ragazzi.
Ok, tolto la palla, prendi la palla tu. E vai, ragazzo, devi passarla. Togliti quella palla di mano. Porca miseria, l'ha passata gli avversari. Ok, abbiamo ripreso la palla? Non lo so. Levate sta cosa assurda da qua. Ragazzo, sono rimasto solamente io. Ma porca miseria, ci hanno fatto. E abbiamo perso, ragazzi, in modo abbastanza orribile. Ed eccoci una nuova partita. Speriamo di aver cambiato squadra. Allora, no, c'è quello con la paletta magica. Prendi la palla, vai, scappa con la palla. Via, veloce. Ma io non ho... Perché ho tirato? Ho premuto per sbaglio. Sto andando di qua. Attenzione, attenzione che mi sposto. Oh, spara qualcosa. Ho finito i colpi, niente. Raga, mi sono avvicinato ma non è andata bene. Oltre ad aver premuto per sbaglio 2000 volte il pulsante, ammazza tutti quelli che stanno qua. Finito i colpi un'altra volta. Ok? Siamo tutti e tre. Andiamo, dai, con molta calma, ragazzi. Possiamo raggiungere gli avversari tranquillamente. Quelli stanno qua. Adesso li spariamo alla distanza. Facciamo così, vediamo se ammazzo qualcuno. Non ho ammazzato nessuno. Però lui lo ammazzo, posso ammazzarlo? Porca miseria, dovrei rompere le difese degli avversari quando mi esce la super invece di sparare direttamente agli avversari. Però mi dimentico. E vabbè, ragazzi, sono cose che capitano. Intanto il mio telefonino continua a squillare. Ma non fa nulla, non posso mica abbandonare la partita così. Quello è morto in modo bruttissimo. Attenzione che c'è un primo salterino. Oh, stanno segnando. Hanno segnato. Non ci voglio credere. Dai, vi siete fatti fare in un modo assurdo. La vergogna. Allora, senti, prendi sta palla, vai con la palla che io mi occupo del primo. Attenzione che qua... Ma ste torrette maledette chi è che le mette? Ci sono 2000 torrette in giro per il mondo. Oh, ragazzi, stanno venendo a fare il secondo gol. Oh, 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 ragazzi. Cioè, contro 3, come cavolo hai fatto a segnare? Vabbè, e quest'ultima partita, ragazzi, non è stata una cosa molto bella da vedere. Anzi, è stata abbastanza schifosa. Vediamo se abbiamo qualche chest da aprire. No, nemmeno le chest. Non possiamo... Allora, andiamoci a prendere qualcosa nel negozio gratis, tipo questo. Ok, 8 punti li abbiamo presi, altre cose non ce le abbiamo. Bene, ragazzi, cosa dire? Per questa partita io mi fermo qua. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se è stata una cosa molto così veloce. Se vi è piaciuto lasciate un like, spolliciate, condividete sia il video che il canale sui vostri social. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina, altrimenti non riceverete mai le notifiche. Per questa puntata è tutto e vi do appuntamento sul canale per dei prossimi video. Ciao, ragazzi!